Ciao ragazzi, benvenuti su Gozumania. Oggi andiamo a parlare del kit per Raspberry Pi 4 fatto dalla BQuil. All'interno che cosa troviamo? Sia ovviamente Raspberry Pi 4, che appunto per chi non lo sapesse è un mini PC praticamente, ve lo faccio vedere, dove già è montato processore e RAM. La versione che ho io è quella lì da 2 GB di RAM, ne esiste anche una da 4 GB di RAM e questo kit costa circa 109 euro. È un prezzo, diciamo, abbastanza onesto, però è possibile magari se riesco a farvi avere qualche codice sconto. Andiamo a vedere poi che altro ci viene fornito. Un alimentatore Type-C che ha vicino un comodissimo pulsante on-off, perché quando andate a spegnere il sistema operativo non si, diciamo, l'alimentazione continua. Poi abbiamo un cavo HDMI e micro HDMI, poi un piccolo manualetto di istruzioni del Raspberry. Sinceramente non l'ho nemmeno letto, online trovate tutto ed è anche molto più chiaro. Poi abbiamo un piccolo giravite che ci serve poi per montare praticamente soltanto la ventola, che ora vi faccio vedere, perché all'interno del box troveremo, un attimo che riesco a cacciarlo fuori. Ah, innanzitutto il box è in plastica, ve ne sono anche alcuni in alluminio. Questo qui della BQuil è in plastica, è una plastica molto buona, e inoltre esteticamente non mi dispiace. Questa è la mini ventolina di cui vi ho parlato io, molto facile da montare con quel tutto, non vi preoccupate. Poi abbiamo un comodissimo lettore scheda micro SD che funziona sia per poter mettere sia vicino a una porta USB sia vicino a una porta Type-C. Molto comodo, anche non soltanto per utilizzarlo vicino a Raspberry. Quindi sicuramente ne farò un grande utilizzo di questo adattatore perché non lo avevo. Abbiamo poi in dotazione anche una micro SD della SanDisk da 64 GB già inclusa. Quindi non dovrete comprarne un'altra. Poi ora andiamo a passare a... Ah sì, mi ero dimenticato, ci sono anche dei dissipatori che si devono obbligatoriamente montare sulla Raspberry Pi 4. E poi questi qui sono praticamente delle viti che servono per montare la ventolina. Questo è appunto il case. Sotto abbiamo l'entrata d'aria, sopra va montata praticamente la ventolina. Questo è tutto, ora andiamo a passare magari alla schermata del Raspberry dopo che ho installato il sistema operativo. Eccoci qui, lo sto già utilizzando praticamente da un paio di orette e ho provato sia, diciamo, a vedere qualche video in full HD e sia a giocare un po' a un gioco preinstallato che ho trovato stesso sul sistema operativo della Raspberry, il Raspbian. Sulla microSD che cosa troviamo? Troviamo innanzitutto si va a inserire lì sotto praticamente. Non lo voglio muovere mentre è acceso, però è molto, la microSD è possibile estrarla e inserirla già con Raspberry montata all'interno del box, quindi non vi preoccupate se lo montate e poi andate a inserire. Cosa ci troviamo? Sto dicendo il NOBS, che è praticamente un software che permette l'installazione di più sistemi operativi, e poi il file ISO del Raspbian. Inoltre ci sta anche un software che serve appunto per l'installazione dei file ISO sulla microSD. Mi raccomando, dovete farlo perché altrimenti andate a inserire e non funziona. Ora andiamo a provare questo giochino che prenderebbe un Minecraft, però diciamo fatto appositamente per Raspbian, per il sistema operativo Raspbian, che è praticamente un sistema operativo Linux adattato proprio per Raspberry. Gira tranquillamente, non ho avuto problemi, lo sto facendo vedere in risoluzione ridotta sullo schermo, semplicemente perché sotto, come potete vedere, stavo vedendo anche un video. Ora andiamo magari ad aprire una nuova pagina internet, cerchiamo Gozumania, giusto perché non ho fantasia. Un attimo soltanto perché ho un po' di difficoltà sia perché ovviamente ho montato una tastiera, tra virgolette, perché è proprio impossibile utilizzarla, credetemi, giusto per non andare a smontare tastiera e mouse dal mio computer. Potete dire è abbastanza veloce a cercare quindi il browser funziona benissimo. Andiamo ad aprire il sito. Anzi, apriamo Facebook che è più pesante del sito. Potete dire la carica abbastanza velocemente. Vi garantisco che ci gira praticamente di tutto. Potete utilizzarlo per vedere film, per fare qualche giochino. Di tutto e di più. È molto comoda, la potete portare ovunque. Basterà avere semplicemente un monitor. Questo è tutto, ragazzi. Alla prossima.